spazio alla musica. E non potevamo non fare un accenno al luogo nel quale siamo, anche perché gran parte delle musiche che abbiamo scelto sono tratte da stampe che sono conservate qui preziosamente nella nobilissima libreria, nella nobilissima collezione di Padre Martini, che poi insomma è diventata il Museo della Musica e Biblioteca della Musica. E farei un accenno anche al senso che ha questo programma, che come vedete ha un suo assetto unitario, nel senso che si tratta di musiche scelte soprattutto dalle opere di autori franco-fiamminghi. Sappiamo che in epoca rinascimentale la musica arrivava soprattutto dagli oltremontani, così come venivano chiamati, cioè da coloro che venivano richiamati dalle corti italiane per illustrare in musica la liturgia e non solo. Ed è stato un grandissimo contributo, come dire, alla storia della musica che questi autori hanno fornito. E le corti facevano a gara appunto per avere musicisti quali Josquin des Prez, che è stato attivo a Roma, per la Pontificia, ma anche a Ferrara, tanto di Ercole d'Este. Heinrich Isaac, che è stato a Firenze presso i Medici, oppure Verbecke, che è stato Gaspar van Verbecke, che è stato alla corte degli Sforza a Milano, quindi grandi musicisti. E abbiamo cercato di comporre un programma che avesse appunto un assetto unitario, nel senso che si tratta per lo più di mottetti mariani, quindi ispirati dalla devozione alla Vergine, e va detto che questo genere di polifonia ha un trattamento proprio della musica particolarmente, come dire, ispirato alla dolcezza, a criteri un'estetica sonora ispirata proprio alla dolcezza, alla figura insomma femminile in qualche modo. E c'è anche una simbologia che percorre molte di queste composizioni. E farò accenno ad esempio al mottetto di Josquin, Salve Regina, a cinque voci, in cui una delle voci che noi faremo cantare a quattro cantori, nella enunciazione acuta, dalle voci più acute, nella enunciazione grave, dalle voci più gravi, queste le note che compongono questa Ave Maria, questo incipit dell'antifona, vengono cantate, compongono una catena di note di 100 note, una simbologia non casuale. 100 è amplificazione del numero 10, e il motto che accompagna nella stampa è proprio, fa riferimento alla salvezza, cioè che chi canterà, come dire, questo mottetto otterrà, sarà salvo, quindi la salvezza di Cristo. Quindi 100 è l'amplificazione di 10, e 10 è un numero appunto simbolicamente legato alla figura di Cristo. Questo è un esempio. Un altro esempio è un magnifico mottetto di Antoine Brumel, Mater, Patris et Filia. Allora qualcuno penserà all'incipit del 33° canto del Paradiso, il priego alla Vergine, San Bernardo, quindi il fatto che si faccia accenno. Probabilmente anche Dante si è ispirato a questa antica preghiera, in cui appunto appare questo fatto che la Madonna sia al contempo madre e figlia, quindi una simbologia, le tre voci che cantano, quindi una simbologia trinitaria. Insomma, vi sono molti aspetti che naturalmente sfuggono alla nostra lettura, ma in qualche modo andrebbero rimarcati. E un ultimo accenno a questo genere di simbologia è il mottetto Virgo Celesti, in cui una delle voci canta quella che era la scala di allora, cioè l'esacordo, sei note, una scala, facendo accenno alla scala Regni Celesti, cioè un simbolo chiaramente mariano, un
simbolo che ricorre anche nell'iconografia pittorica mariana. Tutto questo è preziosamente conservato in queste musiche, che sono in parte state stampate da Ottaviano Petrucci di Costombrone, uno stampatore che in qualche modo è ritenuto, a torto ragione, poi sarebbe lungo disquisire, insomma, inventore, come dire, della stampa musicale. Non è propriamente così, ma insomma, diciamo, il primo che abbia dai propri torti fatto uscire un libro di policonia, un libro di musica con caratteri mobili. Quindi attraverso una tecnica di impressione molto, molto raffinata, che prevedeva tre passaggi sotto al torchio. Quindi a questo fa riferimento anche Rigo, Note e Lettere, appunto, queste tre parole che danno in qualche modo il titolo e il sottotitolo a questo concerto. E, a questo punto lascerei a Cristina Targa, alla dottoressa Targa, il compito di illustrare, anche dare qualche cenno anche sulle tecniche di stampa, visto che questo appuntamento è soprattutto legato alla figura di Grifo, e quindi insomma direi che questo aspetto va in qualche modo rimarcato, e poi ne contatteremo. Io sarò volutamente molto rapida, perché non voglio assolutamente portare via tempo alle risolvimi e questioni che avete già sentito, l'ensemble Odacaton propone. Anche è capace di togliere la parola a me, io sto facendo molta fatica e mi sono venuta a parlare. Noi abbiamo sicuramente una grande responsabilità, perché Bologna ha la fortuna di conservare un patrimonio di rimanenza mondiale, non solo per l'Odacaton, sicuramente ci rappresenta in pieno, perché questa biblioteca è conosciuta al mondo per le stampe musicali del 5 e del 600, non solo per il numero enorme, ma anche per la rarità dei documenti che conserviamo. Sicuramente questi momenti sono fondamentali, perché abbiamo questa grande responsabilità. I documenti sono anche particolarmente interessanti, importanti, anche esteticamente belli in certi casi, perché vedrete per esempio le questioni di Ottaviano Petrucci sono molto anche belle, eleganti, non sono facilmente leggibili, ha raggiunto veramente livelli, è vero che non ha sostanzialmente inventato, perché sono tecniche che anche lui ha acquisito, che ha messo a punto, però è applicato alla polifonia. Ma rimane di carta, e sono momenti come questi che danno conto del valore profondo, anche dal punto di vista estetico, del patrimonio che non conserviamo. Quindi è diciamo, questi momenti particolarmente importanti, e ringrazio tutti voi. Comunque, Odacaton, non a caso il gruppo ha preso il nome da questo emblematico documento, perché è simbolicamente estremamente importante, non di Valenza. Voi considerate solo che con la nascita della stampa c'è stata una divulgazione della esponenziale dei contenuti musicali, prima poteva essere attraverso i manoscritti. Ecco perché anche l'importanza di questo documento. Odacaton è esposto in sala 5, quindi non vado fuori, per chi vorrà sarete liberi di vederlo quando volete, e altro documento che potete trovare in sala è sui montetti della colonna, che sostanzialmente tenete in considerazione che Ottaviano Petrucci era non solo un abile artigiano, ma anche un grandissimo commerciante, perché non a caso ha veicolato attraverso questa sua prima stampa le composizioni che erano tra virgolette di moda, che erano al tempo, quindi quasi tutte le Marmassai sono le composizioni che sono contenute, Franco Fiamminghe, sono anche state acquistate, è rimasta purtroppo solo la copia che possiedono. Vi dicevo, grande, abile commerciante, vedrete in sala questi montetti della corona, che si chiamano così perché si è inventato sostanzialmente la prima collana, così vogliamo dire, musicale. Sostanzialmente ha pubblicato una serie di libri, primo, secondo, terzo, mettendo in
Venezia che alla fine del 400 già vedeva 150 stamperie, quindi molto vivace. E lui, pensate solo che è stato accolto a Venezia, nonostante fosse un barone, quindi era tra virgolette uno straniero, e il Senato però capì l'importanza di questa nuova tecnica, quindi lui chiede di avere il cosiddetto privilegio, cioè di essere l'unico nel territorio della Repubblica veneziana a stampare la musica. E millantando anche questa tecnica nuova, che in realtà sappiamo appunto che non era così, e glielo concedono, perché i veneziani appunto colsero l'importanza anche dal punto di vista economico di questa maniera. E così fu. Altre edizioni che potrete vedere, forse avete già visto in corridoio, sono quelle dei motetti, cosiddetti motetti A, che sono di poco successive del 1502, e in cui potete vedere che scelse un formato particolare anche. Vedrete un formato cosiddetto lungo, perché è più lungo che diciamo alto, ma soprattutto in forma corale. Cosa vuol dire? Individua il formato. Voi avete presente i corali, quelli giganteschi che si vedono ancora adesso nelle chiese, si chiamano così per la disposizione delle voci. Noi siamo abituati alle partiture in cui c'è, sto sottolineando le cose che voi potrete vedere direttamente nelle stampe che vedrete in corridoio. Il formato, vi dicevo, corale, ci sono le varie voci distribuite nelle quattro pagine. Immaginatevi le due pagine aperte, nelle prime due c'è una voce, nella parte alta della pagina sinistra c'è una voce, in basso un'altra, e così, quindi quattro voci ogni apertura di pagina. Nei periodi successivi poi passerà così dei libri di parte, vedrete anche un libro di parte, cioè ogni corista, ogni cantante, ogni esecutore aveva il proprio libro. Quindi si è fatto un concetto molto diverso da quello che siamo abituati noi della partitura. Noterete anche in questi motetti la stessa eleganza, la stessa facilità di lettura. Sono esposti anche i motetti C. Ecco, vi è stato accennato un po' la tecnica utilizzata da Fabiano Pinucci. Un altro libro invece, da cui sono tratte alcune composizioni che sentirete stasera, è di un altro editore, sono i cosiddetti motetti del Allora, questo stampatore invece si chiama Antonio Gargano. Utilizzerà una tecnica completamente diversa, importata dalla Francia, poiché questa stampa a dimensione multipla, questa che utilizzava Antonio Pinucci, era molto lenta e molto pericolosa, perché ritornava sulla stessa stampava prima tutti i pentagrammi, non si sa in realtà con precisione, però voi immaginatevi, o prima tutti i pentagrammi, poi le note, poi le parole, e doveva passare tre volte da un lato del foglio, tre volte dall'altra, con un rischio altissimo di sbagliare, la carta era costosissima, diventa tutto. Allora si è affinata la tecnica e si è messa a punto una tecnica ad impressione singola, cioè molto rapidamente si è preferito, nello stesso carattere, inserire la posizione della nota nel pentagramma e quindi si passava solo una volta l'inchiostro sulla forma, sui caratteri, e il tutto diventava molto più veloce. Comunque era una lotta molto dura, con l'ultima cosa poi vi lascio, molto dura tra editori, perché di fatto erano degli editori di edizione. Anche tale che anche Gardin era francese, quindi anche lui, uno straniero accettato a Venezia, anche lui lavorava a Venezia perché era considerata una cosa molto ricchetta per la Repubblica. Allora, pubblica questi motetti dei frutti, molto belli, addirittura c'è una incisione xilografica che vedrete, a indicare in maniera molto poetica nella dedica iniziale, spiega che i frutti si coagulano con il canto, e quindi crea un parallelismo tra il contenuto musicale dei motetti, che sono i frutti da cogliere e gustare. Allora, lui aveva anche ottenuto il privilegio della Repubblica, sempre di Venezia. E cosa succede? Che un suo concorrente,
della Signa, in cui c'è una scimmietta che si mangia, c'è sempre una rappresentata una scimmietta che mangia tutta frutta, e da che sceglie proprio è un zecchio direttamente Gardano, perché questo stampatore che ha stampato Gardano, perché aveva luogo la sua tipografia, la sua stamperia era in Cane della Scimmia a Venezia, e quindi era diretto a lui. Tu pensi di avere il privilegio e io ti faccio vedere che faccio quello che mi fa. Al che Gardano si nervosisce, si arrabbia e risponde con una cosa molto divertente. Di nuovo un'incisione xilografica, in un'altra edizione di Montetti, a poco distante, in cui si vede rappresentato sempre nel frontespizio un leone ed un orso, non a caso poi spiegherò il significato, che si mangiano le scimmiette. Questo perché? Perché ogni tipografo, ogni stampatore sceglieva una marca tipografica che lo rappresentasse. Quella di Gardano, che è rimasta per molti, molti anni, anche i suoi figli, era costituita da un leone e un orso che si fronteggiavano, con mezzo una rosa, perché il loro protettore, il suo protettore, si chiamava Leone Orsini, quindi dedicato a lui. Quindi un altro riferimento stretto e schiacciante, è questo, che indica le lotte strane che avevano per lui. Ora vi lascio al canto sulle linee del biografico. Yeah.
Thank you.
programma, diciamo, pieno, anche perché in qualche modo tutte le voci cantano spesso insieme, pronunciano insieme le parole, e questo perché è un modo di adeguarsi, si crede, si pensa, si ritiene, dei compositori oltremontani, Franco Fiamminghi, adeguarsi in qualche modo anche al gusto e alla devozione del nostro paese, che è una devozione, come dire, musicalmente più semplice. In questo paese si cantavano laude in cui, per lo più omoritmiche, in cui non c'era molto contrappunto, come in alcune di queste motette ovviamente avete notato c'era, ecco, ma vi sono spesso delle frasi pronunciate tutte assieme, come fosse una preghiera collettiva. In questo senso le voci sono messe a dura prova, perché cantano quasi sempre tutte, e questo l'avete visto particolarmente nel motetto di Gombert. Vi ricordo che Nicolas Gombert è un musicista che ha composto la messa per l'intonazione di Carlo V nel 1530 qui a Bologna, in San Petronio, e qui ha lasciato delle musiche nell'archivio di San Petronio, degli uniche che rimangono, che sono solo qui, perché c'era uno scambio evidentemente di repertorio tra messe di cappella che transitavano anche c'era un altro compositore, Spataro, un grande teorico, un grande compositore. Quindi chiudiamo con un altro motetto di Josquin, che in qualche modo di tutta questa schiera di musicisti è il principe della polifonia, almeno così è ritenuto, colui che stette a Ferrara fino all'inizio del Cinquecento, per poi lasciare il posto a Obrecht, che purtroppo morì di peste a Ferrara, ma è un compositore ovviamente mirabile, e in questo mottetto, questa intenzione di preghiera collettiva è